Allora ragazzi, vi devo segnalare qui un grande ritorno. Parenzo non sarà contento, non sarà contento, non sarà contento. Il nostro ex grandissimo, ma ancora vivo naturalmente. Pensavi fosse morto, eh? Pensavi fosse morto. No, io non mi auguro morto. Nostro grande, immenso imprenditore, giornalista, comunicatore Maurizio Scanducci. Eccoci. Buonasera, qua. Crociani, posso fare un appello a tutte le ostetriche? Imprenditore? No, scusi, Parenzo, imprenditore? Aspetti. No, ho capito come l'hai presa. Imprenditore? Sì. Giornalista? Sì, ti ho messo. Sopportatore di Parenzo. Sopportatore di Parenzo. È semplicemente un water. No. È semplicemente. Lei pensi che invece rappresenta quell'acqua sporca che finisce nel sifone? Non è imprenditore di niente. Posso dire una massima latina? Il dottor Barilla è un imprenditore, il dottor Lavazza è un imprenditore. E lei invece è il dottor Latazza che produce cessi. Dottor Latazza che produce cessi. Bagno alla turca. E lei si chiama infatti dottor Latazza, è fratello scemo dello dottor Lavazza. Montanelli era un giornalista, Belpietro è un giornalista. Del è un prezzolato, un venduto, un parolaio. Scandurra è uno che gioca con le paroline, no? Con le parole crociate, col parole corriere, faceva campione mondiale di Forza 4. Io critico semplicemente, per me lei può parlare quanto vuole, io semplicemente lei l'enfasi con la quale... Lei è invidioso, perché io sono dimagrito e è rimasto sempre brutto. Fermo un attimo. Allora, mi permetto di criticare solo l'enfasi con la quale lei è stato presentato, imprenditore, giornalista. Ma perché Cruciani è un uomo di verità? Lei è un povero invidioso. E invece no, non so se è più povero che invidioso, semplicemente un bagno alla turca. E lei è il dottor Latazza che produce tutti questo tipo di cessi. Ripeto, imprenditore, opinionista, è molto molto cattolico e anche molto leghista, diciamo la verità. Assolutamente sì, è una vergogna quello che ha fatto a Salvini, dai, insomma. Ma lei ha come mito Salvini, diciamo la verità. Assolutamente sì, perché il suo mito è Salvini. Per me è un vero cristiano, è un liberale, è uno che crede che il mondo sia stato fatto come Dio comanda, è uno che dice se Cristo ha messo gli italiani in Italia e i marocchini in Marocco e tutta questa gente nei loro stati. Stultus, ecco, ci stultus, sarà un momento. Ma no, ma ti zitto, Parenzo. Stercore, dulce, posso maialis, dire una cosa? Dulce futu est desipere in loco, Parenzo. Dulce est desipere in loco, vuol dire schifosa, che per lei è piacevole mentula, al momento essere stupido. Irrumato, lei è un imbecille. Ma no, chiamate Paolo Crepè. Giù, Padova un attimo. Est stercus, est stercus, potes me. Ragazzi, lo chiamavano ma Parenzo Clunes, sponsorizzato da Richard Ginori? Parenzo sponsorizzato da Richard Ginori, allora, o forse da Ani Travici, perché starnazza pure. Mi vuoi far dire una cosa? Innanzitutto, Bovis Stercus. Allora, Bovis Giù Padova, sono costretto a mettere giù Padova per un secondo. Allora, la questione fondamentale è, e tu non puoi avere, però Salvini non ha mai detto se Gesù Cristo ha fatto, se Dio ha fatto nascere. Ho capito, però Salvini ci dice anche che nel Vangelo le persone devono rispettare le leggi, rispettare gli stati, quindi le persone giuste, corrette, che vengono però qui. Ma no, ma voglio semplicemente dire che fare un processo ad un ministro che difende i confini dagli irregolari e non dai regolari. Cioè, c'è una sostituzione etnica in corso, secondo me. Ma lei? Questo sicuramente, basta leggere anche il libro che aveva scritto il buono professor Meluzzi con Giorgia Meloni, proprio, no? Anche sulla mafia nigeriana. Sta dicendo che c'è una sostituzione etnica, sta dicendo questo, che c'è una sostituzione etnica, perché ragazzi, qui abbiamo gli stessi italiani che preferiscono dare le case della TC agli irregolari, etnica, ai criminali, senza mettere i vecchi, alle persone, etnica, alle coppie giovani, ma su, insomma. Allora, scusi. Tibi mentula parva est. Ma vai a cagare, scemo, pulisciti la bocca col dentifricio, che fai cagare. Allora, fermi un attimo, allora, Scandurra, però... Stercorem procere. Sta parlando di se stesso, Adeas, il suo nome latino, giù della sua generazione. Allora, Stercorem... Fermo un attimo, allora Scandurra è un cattolico, però diciamo la verità, ormai lo possiamo dire apertamente. Ma sì, tranquillamente omosessuale. Di destra e casto. Omosessuale di destra e casto. Lei è una vergogna. Lei è venuto qui col suo fidanzato, tra sì, l'altro. Assolutamente. Col fidanzato. Lei non pratica sesso, però. Noi non ce ne frega niente, noi andiamo d'accordo con i preti, facciamo volontariato, ci possiamo dare qualche carezza, qualche bacio, ma non abbiamo bisogno di perforarci, non siamo dei testimonial della Bosch o di qualche altra marca di ma Trapani. Scusi, non è che se uno si perfora, non
siamo per le pugnette, siamo persone di un certo gusto, di un certo livello. Ma non è che il mio si fidanzato fa le pugnette, è uno stilista di moda, per cui insomma problemi non ce ne sono. Il suo fidanzato ha detto? Il fidanzato è uno stilista di moda, è un uomo colto, un uomo raffinato, sì, però, è un ragazzo per bene. Però scusi Scandura, adesso sto dicendo, non è che si invece chi si come si perfora, come dice lei, oppure chi si inchiappetta, chi si ma lei lo sa quanto è brutta. Ma scusi, ma lei lo sa che brutta è quella dipendenza? Ma quanto risparmia di creme, di vasellina, di cure proctologiche? Ma è una forma di dipendenza. Cruciani, posso ma essere d'accordo con lei nel liberalizzare la droga, sono assolutamente d'accordo con lei, ma difendiamo il culo almeno dai cazzi degli imbecilli. Però scusami, in tutti i sensi. Scandura, però, ma io però, non trovo Scandura, una volgarità lei Scandura sta dicendo una cosa, parla, dottor Lattazza. Sta dicendo una cosa incredibile, sta dicendo che gli omosessuali e anche gli altri che praticano l'incurarella, che praticano sì, la camporella, quello che vuole, la perforazione anche del di dietro, dello sfintere, ma lei li considera non solo dei peccatori, immagino, certo, no? Certo, assolutamente. Ma anche delle persone che fanno certo, male a se stesse. Ma anche perché, scusi, se il corpo creato da Dio prevede una dimensione del foro anale, perché noi dobbiamo allargare? Che... Se lei si fa costruire una casa da un architetto, saprà lui quanto deve fare di colata di cemento, di architrave? Noi perché dobbiamo sempre pensare di essere più furbi di Dio, più furbi del creato, più furbi della natura? Ma cioè, su, Crociani, lei è un uomo intelligente. No, però ho capito. È un però pudico lei. Ma non veste non anche, pudico. No, ma lei veste anche di nero, sono molto clericale anche questa trasmissione, difende i valori di un certo tipo. A me pudico non me lo può dire perché io fondamentalmente sono un gran maiale, per cui fa bene, non me lo può dire questa roba qua, non si me lo diverta, può dire. Io diverta. Amo tutto quello che è libertà, sessualità, eccetera. Però le dico una cosa, caro amico mio, lei dice Dio ci ha creato in un certo modo con il foro dietro che è diciamo stretto. È previsto da dimensioni, ma anche insomma, davanti fatte dalla femmina. Casa costruttrice. Ma ho capito, fatto dalla casa, ma ci ma sono anche delle davanti. Donne che fanno delle robe terribili, le cioè, raccontano i figli e se ne vantano, vanno a fare i caffè con gli amici raccontando delle cioè, cose veramente. Cioè, lei mi sta dicendo che lei è omosessuale, di destra. È casto di destra. Il suo pisellino a che cosa serve? Per la minzione, per l'evacuazione di quelli che sono i liquidi contenuti nell'urea e per l'espulsione delle sostanze che non servono. Ho tutto perso 55 kg. No, ho cambiato alimentazione, meno sale, posso faccio anche meno pipì di notte. Quindi posso penso, non trombo e non mi fa male la schiena, non vado a pisciare di notte, dormo da Dio e produco il doppio. Sì, ma non è che il un modello di omosessualità questa. Ci sono omosessuali che scopano e sono peccatori. Beh, senta, scopo anch'io, se prendo la ramazza, cadono le briciole, pulisco dove caga il gatto, dove vuole il pappagallo. Dimmi, che stavi dicendo, Parenzo, no, dimmi. Mi perdoni. Che tipo di interesse può avere il fatto che quello che tu hai presentato come un imprenditore e giornalista sì. ci parla di quello che fa col suo pisellino, ma secondo no, che interesse può avere? Perché ma che interesse è un può caso. Avere? Lei è contro la lobby LGBT. È un caso clinico, ma certo, è un perché, caso clinico. Aspetta, ma scusi, ma se io voglio fare un una festa in maschera che non ha ancora dulce capito chi est è. Desipere in loco, come dicevano ai tempi di Cicerone, no? È bello per un momento, è piacevole essere stupidi, peccato che quel momento per Parenzo coincida per l'eternità, allora? E quindi so. Ma se io voglio fare una festa in maschera a casa mia, a bordo piscina, dove voglio, all'oratorio, io non ho bisogno di aspettare Gay Pride, di vestirmi con i colori dell'arcobaleno, che oltretutto. Ma lei è contro il matrimonio? Lei è contro il matrimonio? Ma il matrimonio lasciamo che sia un sacramento cristiano, ma perché? Cioè possono cioè, anche convivere insieme, ma possiamo anche l'adozione? Ma l'adozione è un'altra di quelle bestemmie improponibili, ma dai ragazzi. Cioè, il bambino deve crescere. Ma il bambino deve crescere per forza con la mamma e un papà. Già hanno problemi con una mamma e un papà, noi andiamo a rompergli i coglioni anche con due ma mamme. Esistono omosessuali che la pensano diversamente dalla gente LGBT. Io su questo do ragione a Scandura. Anche, no, ma io su questo do ragione a Scandura, devo dire la verità. La famiglia è la famiglia normale, che non è un fatto di famiglia cattolica, è la famiglia umana. Il bambino nasce da un uomo e una donna con non c'è niente deve da vivere. Fare, è così. Tu lei mi sta dicendo che con quel bel ragazzetto là che vedo dietro la schiena, che c'è un bel ragazzetto là che vedo dietro la schiena, sì, con i capelli ricci, e il suo fidanzato, che sì, assolutamente. Uno stilista con gli occhialetti, ma lui è eccetera. Semplicemente uno non ha capito bene chi è ancora. Ma che ne chi sai tu? Essere. Lei sta dicendo con quel ragazzetto là che è giovane anche, quanti anni ha? 20 anni meno di lei? Quanti anni no, ha? No, vabbè, ha qualche anno meno di me. È una quindicina, meno se l'hai scelto giovane. Una quindicina, meno di lei. Però ha visto, io ho perso 55 kg, sono diventato un fighetto. Ho visto che lui. Un fighetto lo dice lei, eccetera. Lei sta dicendo, lei, a parte che quella croce là che lei porta al collo è ma in contrasto col suo essere omosessuale. Ma non è vero, non è che se è contrasto. Lo lasci dire, se lo lasci dire. L'11 ottobre 1992 è stato promulgato il catechismo della Chiesa Cattolica che dice che la condizione dell'omosessualità è una condizione di armonia e comunione con la Chiesa finché l'omosessualità non è l'omosessuale non fornica, per cui io non mi sento escluso cioè, ma dalla lei non Chiesa. Fornica con quel ragazzetto che sta là, non fornica ma con quel ragazzetto. Noi, pensi che noi ci passiamo le giornate quando siamo insieme leggendo, facendo volontariato, andando in giro con la macchina
cena d'epoca, divertendoci, andando a vedere le collezioni. Ma si può anche scopare oltre a fare queste cose. Ma le ho già detto che ho la donna delle pulizie, che quando magari non viene la faccio anch'io. La pulizia, scopa, paletta. Allora, lo liquido Scandurra o non lo liquido Scandurra, caro David? Lo liquido lo liquido? Io penso che ha detto tutto, per me cose interessanti. Zero. Le ha dette semplicemente quando stava zitto. No, ma dico, scusa, cose non interessanti, ho capito. Ma secondo te gli omosessuali devono essere tutti uguali? Ma devono essere tutti uguali? Se lui è un omosessuale eretico. No, ma lui è uno non risolto. Non risolto. Ma che ne sai tu che non è risolto? Innanzitutto lui è anche contro l'aborto, mi sembra. Ma certo, perché la vita è di Dio. Tu sei un omosessuale contro l'adozione, contro il matrimonio, contro le unioni gay, contro la lobby LGBT, a favore, contro i migranti, cioè tu sei assolutamente contro sì. I migranti. Di destra, campanilista, patriottista, pure. Dio, padre e famiglia. Dio, padre e famiglia. È leghista. Dio, padre e famiglia. È leghista, è innamorato casto, del... è casto. Ma assolutamente sì, non c'è mica bisogno di farsi fare i buchi nel culo o di farli per essere felici. Amico mio, io non faccio l'artigiano, non metto quadri, sono giornalista, sono imprenditore, per cui fuori li lascio fare i miei artigiani, quando in azienda gli dico spostatemi. Ma come questo, vuole chiudere con Parenzo? Lei voleva chiudere con una Ars non habet inimicum, nisi ignorantem sed parensum. L'arte è priva di nemici se non che l'ignorante, quindi Parenzo. Grazie, dottor Scandurra, grazie, grazie. Arrivederci. Bovis stercus, bovis stercus, tibi mentula parma est. Allora, sapendo che fra poco irrompe un porno attore per parlare di grosse dimensioni, caro David, sapendo che proprio alla fine, come al solito, piange, che alla fine di questa emissione radiofonica c'è un pene enorme e i suoi problemi. E tu pensi che questo si leghi alla manifestazione di domani? Nulla. Di cui abbiamo parlato? Non vedo il me. Niente. E allora che legame c'è? Perché parli di questo pene quando domani c'è quella manifestazione? Ti dico una cosa, sai quale potrebbe essere il legame? Se questi qua pensassero più a trombare anche in Medio Oriente e pensassero un po' di più alla figa, questo può essere un buon gancio per tenere tutto insieme, per tenere insieme il racconto di questa puntata, come si dice, lo tiene molto bene. Esattamente. Comunque avremo questo pene e cosa devo fare io? Aspetta, niente. fermo. È rimasto colui con il quale hai combattuto come un pazzo fino a pochi minuti fa, il dottor Scandurra. Eccoci qui, dottor Scandurra, lei che pensa? Lei ha già dato, naturalmente ha già regalato. Che pensa di chi fa l'attore porno? La Madonna sia sempre lodata. Ecco, che Parenzo si mette un attimino a pregare. Ha detto, Madonna, io la Madonna sono lodata. Cosa penso? Che è immorale, prego, è una cosa squalificante. Come è immorale? Ma è immorale, ma certo, perché uno che ha un cervello, uno che ha un'abilità, penso che possa utilizzarlo in maniera decisamente più costruttiva. Se ha della prurigine, lo faccia a casa sua, quando vuole, al chiuso, possibilmente senza disturbare i vicini. Cioè, secondo lei il porno è da cancellare, dottor Scandurra? Assolutamente sì, perché squalifica chi lo fa e non tanto chi lo riceve. Ma che gliene frega lei se uno si vuole squalificare? Ma scusi. Cioè, ma rovina la società il porno, secondo lei? Ma certamente, perché viviamo con gente che continua ad andare sui siti di incontri, sui siti di marchette, guardano video porno. Ci sono addirittura ragazzini che vanno su un sito che si chiama Chaturbate, si fanno pure pagare. Ma è vietato, dottor Scandurra, è vietato nei paesi islamici, è vietato. Cruciani, Parenzo, è vietato dal buon senso, perché ripeto, se il porno fosse una cosa lecita, non avremmo bisogno dell'industria delle mutanti, andrebbero tutti dal culo, nel senso che non fatturerebbero più, andremo in giro nudi, potremmo fare quello che vogliamo, c'entra? Vogliamo toccare un culo sul pullman, vogliamo far vedere una dottor testa. Scandurra, però l'industria del porno ormai è ineliminabile, non si può togliere. Ma perché? Vabbè, adesso parlerà con questo porno attore, fermi tutti. Allora, della serie Peni Grossi abbiamo veramente un calibro da 90 qui. Allora, leggo da qualche parte che per la comunità scientifica si chiama GASP, sindrome da genitali abnormi e sovraproporzionati, ed è una malattia congenita che provoca una crescita eccessiva e anormale del pene. Viene diagnosticata di solito tra i 12 e i 14 anni. Ad oggi le cause della patologia restano ignote e non esistono cure mediche. Non è accompagnata da sintomi fisici rilevanti, ma da tremendi problemi di ordine psicologico. Chi ne è affetto va aiutato. Io da quello che conosco, tutti quelli che hanno un pene sovradimensionato, e stiamo parlando di 20 centimetri, sono felici di averlo, sono strafelici di averlo. Vabbè. Abbiamo in collegamento un signore che si chiama Christian Clay, che è un porno attore molto famoso, tra i più famosi in Italia, ha vinto un premio per Male Performer of the Year. Mamma mia, sono onorato. Che bello perché? Averlo qua, ma che scoop mondiale, ma grazie il signore caro col pene Christian, grosso. Come stai? Ciao Christian.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Qui c'è Napoletano, ma vive ormai in America da tanti anni. E scusami per il moralismo che ogni tanto affligge questa trasmissione, non il sottoscritto. Parenzo, prima l'amico Scandurra, che pensano che tu non fai un lavoro. Io sono convinto che tu fai un lavoro come gli altri. Penso che ne sei convinto anche tu, altrimenti non lo faresti. E continui a farlo nonostante la tua età, che hai 45 anni. Scusa, di quanti centimetri è lungo il tuo pene? Siamo sui 22 più o meno. 22? Non ho mai misurati, però. 22. Qualcuno mi ha detto 23-24 e larghezza, scusami? Sì. Tombola. Tombola. Ho detto non ho mai misurato, però abbastanza grande per fare. Qualcuno sostiene tre dita. Qualcuno sostiene. Ma chi è qualcuno? Per scavare i conotti delle metropolitane per il giubileo. Se è così bravo, risparmiamo, insomma. Allora, ma chi è sto idiota? Cristian. No, io volevo semplicemente dire una cosa, a parte le dimensioni e tutto, se invece volevo rispondere al signor Scandurra, Scandurra. Sì. Che non è che chi fa porno poi può scaldavate le persone andare negli autobus a toccare o camminare nudi, non è certamente quello il porno. Esatto. Anzi, non è che sono sempre un cazzo da fuori io per strada e far vedere il pene, non è così. Cioè, no, lui lo fa. È una scelta sua, non perché guarda porno, cioè ognuno fa quello che cazzo vuole nella vita, come chi va in chiesa tutti i giorni a pregare e uno fa quello che cazzo nella vita, non dipende dal porno, cioè non è che noi stiamo le persone a stare nudi o a toccare o a violentare o a fare quello che vuole, no? Beh, per lui è un filmato che insomma educa i giovani, ecco, ad una pudicizia, ad una moralità. E poi posso dire una cosa, Cruciani, mi permettano, ormai ci mangia soltanto ma neanche il telegiornale che fa vedere ormai, no, voi eiaculatori seriali a pagamento veniate insomma paragonati agli agricoltori perché producete seme, no? Però peccato che dal vostro seme non si mangia, non si faccia economia. Guardami, quando guardate un film di violenza, quindi stiamo le persone a uccidere le persone. Ma quale film di violenza? È una violenza anche continuare lì a farsi le seghe in questa maniera ignobile. Insomma, se sia fermo un attimo. Scandurra, lei sta esondando oggi. Già ha dato il suo, adesso vuole tornare di nuovo. Scusi, Clay, io voglio chiedervi questa cosa. Io prima ho dato una definizione del pene enorme. Per lei è stata una patologia, è stato un problema oppure no? Fortunatamente no. Fortunatamente non è un problema, io convivo felicemente e faccio felice a tante persone. Ma scusi, da piccolo che succedeva? Cioè da piccolo, cioè, con i suoi genitori? Da piccolo sì, avevo venivo notato un po' più rispetto ad altri ragazzi perché avevo questo pene enorme, quindi sono vissuto o sono cresciuto con questa cosa. Suo padre era orgoglioso di questa cosa? Mio padre e che era faceva? Molto orgoglioso. Che faceva? Se ne vantava. Siamo messi bene, ragazzi. Chiudere in manicomio. Ma che manicomio? Se ne vantava, punto e basta. A lei piacerebbe avere un uccello di 23 centimetri, Scandurra? Proprio un cazzo dell'uccello, scusi. Sì, vabbè, questo si era capito. Però Scandurra ha un vantaggio, che anche lui ha una grande testa di cazzo. Cioè in questo... guardi, Parenzo, immagini che io sia uno specchio. Che significa? E così, insomma, si riflette. Scusi un attimo, Clay, ma è vero che per far affluire il sangue lei fa una dieta particolare? Cioè che dieta fa? Mangia poca carne. Ah, dunque, lei sta dicendo che per far affluire più sangue fa una dieta vegetariana fondamentalmente. Oh, mamma mia. Non quasi vegetariana, ma mangia poca carne, sì. Mangia poca carne. Senta, ma ha mai avuto problemi sulla scena per le sue dimensioni? Qualcuno si è rifiutato, ha perso dei soldi per questo uccello? Qualche volta è capitato. Dunque, problemi minori, ma problemi nella vita quotidiana. Dimmi. No, nella vita quotidiana no, non ho mai avuto di questi problemi. Vabbè, ma d'altra parte è il suo metodo di lavoro, il suo oggetto di lavoro, il suo strumento di lavoro, caro. Tanto, scusi, Cruciani, tanto l'Italia è piena di gente che non fa un cazzo. Dico, cazzo, cerca di fare qualcosa. Poi mi piacerebbe sapere come sono le diciture delle fatture di uno che dice: no, guardi, gli ho portato un mobile, però guardi, abbiamo aggiunto questo. Invece noi abbiamo fatto una prestazione così. Mi piacerebbe vedere l'Agenzia delle Entrate che cosa ne pensa. Italiani! Di questo genere di cose. Italiani!